Oggi abbiamo il piacere di avere ospite nella nostra redazione la pianista Ilaria Torresan, 30 anni, laureata in pianoforte al Conservatorio di Venezia e specializzata al Conservatorio di Parma. Benvenuta. Grazie. Ilaria, ci racconti il tuo primo incontro con il pianoforte e come ti sei appassionata a questo strumento? Ma in realtà è stato un incontro così abbastanza inevitabile e naturale, perché vengo da una famiglia di musicisti e quindi il pianoforte ce l'avevamo in casa. Per cui un po' per gioco e un po' perché appunto ero comunque abituata a sentire musica in casa ogni giorno, ho deciso di cominciare ad avvicinarmi a questo strumento. E poi da lì la passione è cresciuta insieme a me, è diventata sempre più grande, sempre più forte, fino a decidere di farne la mia vita e la mia professione insieme. Un'esibizione alla quale sei rimasta particolarmente legata dal punto di vista emotivo? Allora, dal punto di vista emotivo devo dire che sono legata alle esibizioni dove sono riuscita a portare la musica in luoghi insoliti e a persone che normalmente non avrebbero accesso a questo tipo di eventi e di iniziative. E in particolare ho un ricordo bellissimo di quando ho fatto un concerto all'interno di una casa di riposo. Quindi, al di là dei teatri, luoghi bellissimi dove ci sono pianoforti di grande pregio, pubblico acculturato e diciamo partecipe, dove è sempre bellissimo esibirsi, ma dal punto di vista proprio emotivo e del ricordo non dimenticherò mai gli sguardi di questi vecchietti, di queste persone così felici di poter avere un piccolo concerto dal vivo dedicato solo a loro. Questo credo sia uno dei ricordi più belli che porterò sempre con me. Cosa ti senti di consigliare ai giovani di oggi che intendono intraprendere studi musicali? Ma oggi viviamo in un mondo in cui la musica, per fortuna, dico, è, come dire, appannaggio di molti ragazzi, molti giovani possono accedere a studi e anche a studi specialistici, diciamo, in qualche modo. Quindi è brutto da dire forse, ma la concorrenza, tra virgolette, è grande. Quindi il mio consiglio è quello di non intraprendere questa carriera o questo percorso solo per avere, come dire, un ritorno di carriera, un ritorno di immagine e un ritorno di popolarità, perché non è questo, a mio avviso modestissimo, lo spirito con cui bisogna intraprendere questo lavoro. Studiando duramente, con passione, con umiltà, i risultati arrivano comunque. Bisogna tenere presente, credo, il messaggio originario, il messaggio, come dire, più intenso e più vero della musica, che è quello di portare bellezza e di fare anche del bene in un qualche modo che forse non è così, come dire, direttamente tangibile, ma in realtà toccando gli animi e accarezzando gli animi delle persone si può fare del bene. Io credo fermamente questo, e il mio consiglio appunto per i giovani è di intraprendere questo mestiere con questo spirito. Questo porta in alto. Certo. E allora dove potremo avere il piacere di ascoltarti nelle prossime settimane? Prossimamente ho in programma un concerto con il soprano con cui faccio duo. Normalmente noi ci esibiamo in repertorio vocale da camera, ma questa volta saremo in concerto con un repertorio operistico, quindi per noi un po' fuori dagli schemi, e saremo a Sacile il 28 di novembre. Dopodiché, sempre con il mio soprano, Selena Colombera, il prossimo anno non abbiamo ancora una data precisa, ma saremo al Museo del Novecento di Milano, questa volta con repertorio vocale da camera, con i nostri cavalli di battaglia. E forse, incrociando le dita, la prossima primavera potrei essere a New York per un concerto con
accompagnata da un'orchestra del luogo, quindi, però è ancora un po' in fase di definizione, ecco, attendiamo. Allora mi collego a quanto hai appena detto per la mia ultima domanda. Qual è un luogo in cui sogni un giorno di esibirti? Ma il luogo che per me è stato, come dire, l'iniziazione è il Teatro La Fenice, perché quando studiavo al Conservatorio di Venezia ho avuto modo di approcciare anche al mondo del teatro d'opera, che è un'altra delle cose che io amo enormemente. E quindi quello è il teatro in cui ho iniziato in qualche modo a muovere i miei primi passi, appunto dal punto di vista della professione di maestro collaboratore che saltuariamente svolgo. E quindi per me potermi esibire in questo teatro come solista sarebbe davvero una enorme, bellissima soddisfazione. Te lo auguriamo infinitamente e ti ringraziamo per questa splendida intervista. Grazie a voi. Grazie, in bocca al lupo.